Siamo in onda? Perfetto. Allora, rivenvenuti. Altro capitolo su King of Fighters 96, come vi avevo già accennato, perché questa volta faremo il true ending, il finale vero. Di cosa si tratta? Come vi avevo già accennato, se noi selezioniamo una combinazione di personaggi, in questo caso i detentori dei tre tesori sacri, che sono appunto gli antenati. Cioè no, i pronipoti in questo caso, no? Gli antenati di chi aveva al tempo sigillato Orochi. E chi sono questi? Sono appunto Kyo Kusanagi, Iori Yagami e Chizuru Kagura, quella che ha detenuto il torneo del 96. E per farlo bisogna sceglierli in ordine. Adesso comunque vediamo, faccio una breve introduzione. Praticamente Kyo Kusanagi è il detentore della Kusanagi Sword, qua leggo Kusanagi no Tsurugi. Iori Yagami è il detentore dello Yasakani Jewel, Yasakani no Magatama, perché vedete che il cognome è cambiato, perché sicuramente sarà un'altra famiglia dopo. E Chizuru, che è appunto quella che la guardiana che abbiamo incontrato ieri, se avete seguito ieri, se no non importa, comunque nel precedente video, ha lo Yata Mirror, Yata no Kagami. E con questi tre oggetti si riesce a sigillare Orochi, Yamata no Orochi. Quindi avviamo, jingle del Neo Geo che ci piace tanto. E bisogna scegliere questi tre, che poi infatti nell'ultimo King of Fighters è un team ufficiale, ma anche in un altro capitolo, se non sbaglio, non mi ricordo quale. Vogliamo rivedere Silinto, che è abbastanza bello, dura pochissimo. Fatal Fury, boss SNK, le nostre amiche Ikari Warrior e Team Corea e Team Iori, Psycho Soldier e Team Eroe. Esattamente, questa volta però Iori e Kyo dovranno collaborare. Vediamo se tutto va bene. Io avevo già fatto delle prove e ho visto anche il finale segreto, perché come vi ho già detto bisogna sceglierli non in ordine, penso, vabbè, comunque per sicurezza faccio così. E come avete visto c'è il boss finale che abbiamo visto l'altra volta e lei, Chizuru. Ah, addirittura mi fanno anche con i team fatti bene. L'altra volta gli avversari erano misti, però questa volta sembra che abbiano capito che devo fare una cosa super canonica. Ecco, subito così. Kyo che ha appunto questi pugni infuocati. Si sono svegliati. Touchdown. Non mi sono ripassato le mosse, ma mi ricordo abbastanza. Sì, come dicevamo, il livello di difficoltà del 96 è un po' più basso rispetto agli altri. Quindi speriamo di non bloccarci al boss finale. C'è anche una mossa coi calci che non ricordo. Bruciata proprio così, nasce lui. Eat my flames of fury, wimp. E che volevo dirvi? Che c'è da fare una piccola anticipazione. In verità Chizuru ha una sorella gemella. E
infatti questa sarà la scusante per farla incontrare, visto che è il mid boss. Lei stessa è il mid boss di questo gioco, come fanno a incontrarsi se la sto usando io? E allora hanno usato questo escamotage, ma poi vedremo. Quindi contro Leona. Io ho questa combo, esatto. Chi ha questo tipo di combo con le quarti di luna che avanzano? Si chiamano tipo i personaggi Rekka, che è una tipologia di personaggio da picchiaduro, come anche Kyoko, che fa queste combinazioni di pugni, che ogni pugno di fuoco io devo dare un movimento di stick. Anche Iori c'ha questa qua, però all'indietro, ma penso sia la stessa cosa. Poi Iori c'ha anche un proiettile, un projectile volevo dire, non poi ho mischiato le due cose. Basso, che è questo qua. Ok. Winner is Yori. Vediamo un attimo, approfitto per vedere. Disattivare la chat. Sto un attimo in difesa. Ok, perfetto. No, era per vedere una cosa. Mi dispiace Clark. Come dicevamo, quando si è con la barra vitale lampeggiante si possono eseguire le special a go-go. Ok, che abbiamo? Adesso scelgo un attimino. Ok, ho attivato Twitch sul cellulare, così proviamo Kagura questa volta. Infatti è come sono io che seguo. In caso arrivi qualcuno a scrivere come l'ultima volta, posso vedere cosa scrive nella chat. Ok, Team Corea, proviamo Chizuru. Vabbè, che io un po' la so usare, nel senso mi ricordo, lei si sdoppia con degli attacchi tipo. Sì, oh, non me ne è venuto uno, mi sono scordato completamente. Lei comunque è bellissimo come personaggio, mi piace un sacco lo sprite e il background, e i colori, tutto. C'ha questo, che forte, la sua presa, si sdoppia. E tu puoi decidere se rimanere la vera Shizuru o quella che poi è stata lanciata successivamente. Poi fa sto balletto un po' stupidino, però. Toglie anche un sacco, ho visto. Mamma mia. Niente, volevo fare la special, la vediamo dopo. Ecco, il primo Mirror Match. Ma io metterei anche Kyo.
Perché pensavo facessero un video speciale invece. Kyo, basas, kyo. Oggi sì, c'è poco da dire perché del 96 abbiamo già detto quasi tutto nell'episodio dedicato. L'abbiamo bello spolpato, poi dopo passeremo al 97 che ci sarà pane per i nostri denti, ci sarà finalmente Orochi. Intanto diamo fuoco a Goro, possiamo vedere qualche special di Kyo, tipo non questa. Esatto, questo è caricabile, infatti ho appena visto che invece lui stava caricando il suo potere. Era un attacco gratuito all'entrata. Ok, a posto. Ha blastato il suo stesso team. Stiamo andando bene, Team Fatal Fury. Mettiamo Yori Yagami questa volta, così li vediamo un po' tutti. Questo è il mio stage preferito. Sì, è il mio boss. Oh, cominciano a parare. Chorepadan. Bellissima l'animazione di caricamento di Andy Bogard, cioè questi capelli fluidi, fluenti. Comunque io dei Yagami lo sto cominciando a apprezzare in queste retrospettive, se no non mi faceva impazzire. Quando giocavamo ai miei amici piaceva un sacco, e dici sì, c'ha stile per carità, tipo un idol rock giapponese, un po' visual kei se vogliamo. Che è tutta quella corrente di cantanti vestiti un po' estrosi, no? Ah. Ti ho beccato, Joey Gashi. Come on. Il lupo affamato. Sì, ciao. No. Volevo chiudere tutto con Yori, ma... c'è rimasto solo Terry Bogard. Tocca a me, io prendo Chizuru. Ah,
どないしたんや。ラウンド1レディーゴー。Non mi ricordo la special, adesso la vediamo. Mi ha bloccato proprio. Esattamente. Gli posso mandare il clone. Oh, calmi. Lei va avanti, io però posso staccarmi e eseguire altri colpi. Sì, perché mi stavo confondendo con le mosse che aveva dopo, ecco perché l'ho controllate nel frattempo. Questo sembra un bel colpo, ma... Poi c'è questo colpo di mano che è fortissimo. Team Psycho Soldier, stavolta prendiamo Kyo. Osaka, ci sono state qua. Kyo versus Ikimasu. Round 1. Ready go. Ta-da-da. Mi ha bloccato l'attacco A, per cazzo. Chingen Sai, molto divertente da usare come personaggio, che una volta non lo apprezzavo, invece c'ha delle animazioni veramente belle, anche dei mossi. Poi Kyo c'ha anche una mossa coi calci che non mi ricordo. Voleva sconfiggermi. Chissà chi saranno i prossimi DLC di King of Fighters 15. Per te Kenso sicuramente, oppure altri nuovi, perché comunque il clou c'è già tutto. I team classici ci sono quasi tutti, manca giusto lui. No, non l'ho preso. Non si è incendiato perché era in difesa, però l'ha presa tutta. Mi piacerebbe che l'anteprima del video sia questa schermata, ma con Chizuru. Perché abbiamo rimasti team Iori e poi giustamente il team boss finali.
Io prendo sempre Iori perché devo batterlo con il team corrispondente. No, non è vero, solo per vedere se ci sono delle intro speciali. Bellissima questa colorazione di Iori, che sembra comunque lo stesso colore ma sotto una luce diversa. Perché ha colori più freddi. Massacrato. Avanti col mio becco di cigno, non lo so perché mi ricorda. Ma che calcione con le ballerine. No, beh, c'ho l'attacco. Adesso che abbiamo mature. Mamma mia, cioè devastante. Eccolo. Balletto Electro Swing. Ma come mai togli così tanto? Non è possibile. Perché qua è un boss, allora toglie così. Qui chi ha ragioni di vivere ha anche ragioni di vincere. Team Boss SNK, bellissimi loro. Facciamo un ordine normale. Qua non c'è nessun boss per Kyo, perché Kyo appunto è originario proprio di King of Fighters, come anche Iori Yagami. Vabbè, tutto questo team è un po' originario da questo gioco. Però gli altri... Ai ai ai. Ai ai ai, Gizawa, con le sue prese, cioè le sue counter. Non l'ho chi volevo chiuderlo col fuoco, ma mi è saltato. Ricordiamo Krauser col DS-Ire. Bisogna stargli vicino a lui perché se lancia quelle sfere, le Blitzball. Aia. Oppure non troppo vicino. You can get up by yourself. Prendi fuoco, va. Guarda Mr. Big come attende. Adesso è un po' deluso, ma adesso tocca a lui a prenderle. O a darcele, dipende. Bello proprio lo sprite di Mr. Big, mi piace un sacco. Anche se gli sprite di Art of Fighting in verità sono molto più grandi di King of Fighters. Secondo me sono anche un po' più belli per certi versi. Lo Psycho Crusher di Mr. Big della situazione. Ah, lui può fondere i suoi bastoncini tipo Daredevil.
Ma non diventa così lungo, dai. Elettrizzante. Mr. Big. Speriamo che con Chizuru. Kagura Chizuru. Giochiamo safe con il nostro becco di gru. Che poi non è vero, è solo una mossa. Vabbè, ci è venuto lui addosso. Adesso c'è il video. Ecco qua. E Chizuru, come ho già detto, incontrerà sua sorella, tra virgolette. Hanno fatto così, che è la sua palette swap. Mi pare di ricordare così, vediamo. Lei dice che sta organizzando questo torneo. Fai uno scherzo, Kagura, lei dice, no, non lo so. È incredibile. Ah, forse ce lo dice dopo, perché mi ricordavo che dicesse proprio della sorella, però vabbè. Se lo dice adesso che hanno trovato queste scamotage, non so perché c'ho sto ricordo, tanto l'ho fatto l'altra volta. Ok, adesso dire che è veramente patetico alla guardiana mi sembra eccessivo. Ah, esatto, you are my sister, esatto. Devi guidare Kusanagi e Yagami, lo dici. Ma cosa sta succedendo? Adesso è lei che parla, la nostra, perché è vestita di bianco, è la mia sorella morta. Ma perché voleva combattere con noi? Esatto, come lei nella versione di prima ci testa per vediamo se siamo abbastanza worthy da sconfiggere Orochi. Siamo stati valenti. Quindi noi tre dobbiamo sigillare il potere, come diceva. Chi sta arrivando? E qua rimane tutto uguale. L'uomo che ha tolto l'occhio a Ruga le ha rilasciato il potere, comunque la minaccia. E già finalmente ti ho trovato, così il tuo piano per fermare Orochi, per sigillarlo, sarà fermato. You were meat goings. Solito occhio rettiliano all'Orochi. Speriamo di... Mi devo concentrare, ho paura che va a finire male qua. Andiamo in ordine. Quei maledetti tornadi, l'altra volta mi è andata bene. No, me l'ho parato. Ah. Ok, a questa distanza già ci siamo. Devo stare sempre a una distanza decente, però vedi che loro... Lui lo fa sempre. Ok,
Va bene, l'abbiamo ridotto all'osso. Magari sarà il buon Yori a portare a casa la vittoria. E addirittura pericolosissimo lui. Squarciato in due da Yori e Gain, perfetto, anche stavolta un CC. Mangia questo. Stavolta è stato veramente sconfitto. Di solito non casto, non blasto, come dice lui. Non lancio fiamme color cremisi, perché lui ce l'ha blu, ce l'ha violacea, perché è stato corrotto da Orochi in parte. Infatti si sta chiedendo questo. Esatto, le fiamme rosse di Yagami vengono dagli antenati. Ma non mi interessa queste monnezza freudiana. Esatto, le blue flame che ti controlli di norma sono derivate dal potere di Orochi che scorre in te, perché ha una bloodline mista, non ho capito, una linea di sangue, no? Infatti lo invita ad allearsi con Kyo per poter sconfiggere Orochi. E dice no, io vivo come pare a me. Infatti sei uguale a lui? No, no, io sono bravo. Ah beh, invece anche lui vuole rivaleggiare. E se ognuno va per la sua strada. Fino a quel giorno lei... E non ci dice niente. Ed ecco qua, episodio extra, King of Fighters 96. Sono contento di essere riuscito a conseguire quella challenge per sbloccare Kagura, perché sembrava difficile, poi in verità dovevi solo battere 6 tizi nel tempo limite. Però questa è una challenge dovuta da questa collection, quindi... Così ho potuto portarvi anche il finale segreto, che, piccola anticipazione come al solito, ci sarà anche nel 97, nel capitolo finale, giustamente. Voi volete sapere come va a finire questa storia di questo trittico dei tesori sacri, no? Quindi ricordiamo la spada di Kusanagi, il Magatama di Agatani, mi pare, adesso perché non ce l'ho più sotto, che il Magatama è quel gioiello giapponese a forma di 9 o 6 se lo ribalti, penso usato nella cultura shintoista, e lo specchio di Yata che ce l'ha Chizuru. Ed eccoci qua, abbiamo finito. Io torno in questa schermata neutra, mentre c'è la musichetta sotto. E
Che dire, grazie ancora per essere stati con me e aver seguito questa lore di King of Fighters. E ci vediamo al prossimo episodio. Magari facciamo una piccola pausa con qualcosa del 15, ma adesso vedremo. Grazie mille e buon, ci vediamo alla prossima. Buon.